Bonjour, bonjour. Capelli lavati ieri, però vabbè, ieri è piovuto come Cristo la manda. Tutti i giorni avevo le scarpe, avevo le Tiger, me le sono infradigiate. E vabbè. Allora, siccome per l'ennesima volta devo uscire, papà, ho detto vediamo un po' se riesco a fare nu vide. Nu vide. No, non c'ho le orecchie. Cioè, mi posso mettere la passatina. Ghino, amore, c'è sto cane c'ha complessi di esistenza, piange di continuo, io non capisco. Non c'ho né gli occhiali, questa cosa non è precace, procace, non va bene. E niente, devo stare senza, vabbè. E, no, la vado a prendere. Allora, mi sono già data il premere, mi è arrivato un botto di roba, regali vostri più che altro, e una collaborazione con un sito China's. Ed ho preso i trucchi. Ed ho preso. Che cacchio prendo? Ho preso delle tinte che ci piacciono assai. Però, un po' vabbè, vi faccio il video e ve le mostro. Però me le stavo provando per farvele vedere. E per dirvi magari cosa ne penso. Allora, mi sono acchiappata la giugulare. La lugola, anzi, non la giugulare. Vi volevo un po' parlare in questo get. Dove vado, che faccio, eccetera. Allora, volevo dire, premetto che un sacco di ragazze mi scrivono, ma Cami, loro vogliono sapere, vogliono qui, vogliono là. Allora, oramai siamo quasi 40.000. Certo, non tutti guardano i video, che c'entra, perché non è che quanti iscritti hai ti riguardano, cioè, per carità. Poi c'è anche magari quelli che lo fanno, ma poi insomma io metto un video al giorno, ma dico un botto di cazzate, quindi ci sta pure che la gente si rompa le palle. Però a noi non ce ne frega, perché comunque tanto le mie amiche che mi guardano ce l'ho, a me bastano. E quindi è anche normale che mettendo la vita o comunque facendo video su YouTube, te metti la tua vita in piazza. E allora, io non sono una di quelle che mi sono mai, cioè io mi sono vergognata, cioè io sono una di quelle che spara a 100, cioè anche nella vita reale, cioè io questa sera, questo è. Volevo levarmi sta cazzo di golf, ma. Perché ho delle pesche ultimamente, perché dormo male, perché siccome sto tutto il giorno a letto fondamentalmente. O anche se non sto tutto il giorno a letto, sto a casa senza fare niente. Io ero abituata a muovermi a 3.000, andare al lavoro. Quindi, stando tutto il giorno a casa, poi arrivo la sera. A parte arrivo la sera, dormo, no? Poi magari devo andare a pisciare. Vado al bagno e per riaddormentarmi mi ci vuole un po'. E quindi ho il sonno un po'. Insomma, non dormo bene, perché dormire bene vuol dire andare a letto e dormire. E quindi mi è ritornato un po' di pesche. Questo qui, fatti conto, ce l'ho da una vita. A parte che oramai vedete si è rotto, perché non l'ho nemmeno mai lavato, fondamentalmente. Forse lavandolo. Allora, e quindi è anche normale che le persone ti chiedano cosa fai, dove vai, specialmente una come me che ha sempre messo in piazza tutto, uno lo chiede. Io non me la prendo più di tanto perché comunque sono abbastanza realistica, avendo messo a punto ma vita su YouTube, se ci sono delle domande, tanto se voglio rispondere rispondo, altrimenti no. Per esempio, c'era una YouTuber, voi lo sapete, io non faccio nomi, che io seguivo tantissimo, adesso però non seguo più perché fece un video che anche lei aveva sempre parlato di tutte le sue cose. Alla fine un giorno decise di non parlarne più e disse, fece un video e disse, guardate, sono le mie cose, non ve le voglio dire, pippuppa, voglio fare un canale che c'entrava sul make-up, mi sembra, sul make-up, questa è una cosa. Però per adesso io così sono e questa rimango. Cioè, io ho chiesto, devo essere sincera, una collaborazione a trucchi abbastanza. E loro mi hanno detto: guarda, saresti perfetta e tutto quanto. Però ultimamente stiamo decidendo di mandare make-up tipo NYX, Urban Decay a canali che parlano prettamente di make-up. Perché effettivamente ci sono delle persone che le ricevono che non. Cioè, ragazzi, non si sanno truccare. Non hanno persone che le seguono, quindi fondamentalmente c'è. Cioè. Però questo loro mi hanno detto, io gli ho detto, ah, perfetto, va bene, quindi ciao, perché io non voglio fare un canale prettamente di make-up, perché io non sono così, cioè, non so tutta make-up e basta. Quindi mi fa piacere anche magari fare altre cose, e questo è.
quindi se deve essere, proviamo a spiattellare questo. E niente, comunque, questo era. Quindi se le persone lo chiedono, è anche giusto, perché te, ribadisco, hai messo la tua vita su YouTube, e quindi questo è portentoso per fare la riga laterale, mi piace un sacco. E niente, questo è. Allora, dove vado, dove non vado? Allora, come vi ho detto, abbiamo passato veramente un brutto brutto momento a livello fisico, a livello mentale, a livello legale, cioè abbiamo veramente dei grossi problemi. E quindi abbiamo deciso di andare via per un po'. Allora, nelle situazioni come le nostre, a una certa devi decidere di levarti al cazzo. Perché? Non perché qua, là, perché tanto io non credo a questo, tanto dovunque vai, cioè l'ha tutto testa, no? Cioè, tipo andare anche in una grotta, cioè, zero. Vi voglio mostrare che mi è arrivata, allora, una fa cacare, mentre l'altra, perché quando prendi i fake, devi beccare il tipo giusto, cioè devi beccare l'acquirente giusto, il venditore giusto. Allora, io ho preso Huda Beauty, questa l'ho pagata 3 dollari, e questa dell'Anastasia che l'ho pagata 4 dollari, no, 2 dollari e 50, ma questa fa cacare, cioè invece di essere illuminanti sono praticamente di illuminante non c'è niente, ecco. Dimmi. Odio questo fruzzico. Cioè, non illuminano molto, vedete? Aspettate, vediamo se riesco a farvelo vedere. Più, e poi, oltretutto, non so se è una cosa perché è il sopra era così, perché ieri sera mi sembrava molto, vedete? Cioè, sono colori opachi più che altro. Forse questo è quello che colora un po' di più e glittera un po' di più. Però, insomma, ecco, non sono un granché. Però giustamente lo paghi 2 dollari 58, cosa ti aspetti? E invece questo della Huda, Madonna mia, mi concio sempre, lo so che compro fazzolettini. Invece questa spacca le chiappe. A parte che secondo 3D hai la serpa, secondo me boh, gli somiglia un botto, vabbè. Ora mi voglio fare un regalo di Natale, ho deciso, eh. Allora, e invece questa è bella, cioè glitter di blutto. Allora, quindi spiattelliamoci un po' di glitter e ci mettiamo questo qui, Ibiza, il rosa. Oddio, non è che sia, però ieri che poi l'ho swatchato mi sembravano non malvagissimi. E gli ridò di bianco sopra. Ok? Cioè uno le prende per sfizio, perché tanto, cioè voglio dire, ho degli illuminanti che costano meno, più belli, cioè quelli della Essence, così. Cioè Ugo piange continuamente, vuole andare fuori continuamente, è stato fuori adesso. Ugo, amore, ti prego. Ora l'ha portato lì. Ugo! E basta però, ma non puoi piangere tutto il giorno, amore! Tutto il giorno è sta banda. Vabbè. Ok. Facevo per dire, insomma, ecco. Per esempio, vi faccio vedere. Mi devo muovere perché fosse sempre video lunghi una vita. Questa me l'ha mandata Franci, la sto utilizzando ed è spaziale, cioè veramente spaccano a palla. È della Essence, quindi costa la metà eppure. Ugo, per favore! Ieri ho preso della robina della Essence, ma dove l'ho buttata? Ora vi faccio vedere cosa mi metto sulle labbra, cioè potete morire. Eccola. Allora, ce la farò. Cioè, guardate dove me l'hanno mandata, però le palette sono cioè, grandi, veramente. Peccato, ci contavo su queste palette. Vabbè. Perché cacchio, dai, ma falli per bene, sti di fake, no? Allora, è questo che vi stavo dicendo, poi mi sono fermata, ho bloccato, mi sono persa. Quindi, non importa, è tutta una questione di testa. Noi dobbiamo comunque allontanarci, abbiamo bisogno veramente di stare lontani da Todo. Proprio per una questione di boh. Dobbiamo fare conti con noi stessi, dobbiamo parlare un attimino con noi stessi. Stando qua, non è che non parli, cioè perché uno se vuole fare conti con se stesso le fa ovunque,
come chi vuole andare a pregare prega sotto un albero, non c'è bisogno di andare a pregare in chiesa. È la stessa cosa. Però abbiamo bisogno veramente di un attimo di stop. E quindi abbiamo deciso di fare così. Mi dispiace, l'unica cosa che ora come ora mi rompe le palle è mollare YouTube, devo essere sincera. Perché ho veramente intenzione di mettermi sotto. Allora, sfondi, cioè voglio mettere lo sfondo perché comunque ve l'avevo detto, se metti uno sfondo e fai un trucco si vede troppo meglio che, cioè, e poi magari comprare le luci, insomma. Cioè, farlo e farlo per bene. Perché comunque a me fare YouTube piace, mi piace parlare con voi, mi piace, butto tutto così, mi piace a bestia. E quindi a me quando da qui in avanti una cosa mi fa star bene, si fa, basta, cioè senza sta troppo a pensarci. Allora, che volevo dire? Ah, cavolo, ieri ho preso della Essence per fare quello lì in crema, che c'avevo di già, ma lo sapete dove l'ho. Purtroppo ribadisco, i miei trucchi sono tutti nelle scatole e questa cosa mi sta uccidendo, però sto facendo trucchi sempre molto banali, lo so, però non so perché, boh, quando pigliano un modo, e ultimamente mi sta a pigliare così. E quindi, allora, mamma mia, che ciglia di merda mi sono fatta. Tanto vi voglio sapere dove vai, cosa fai, cioè vi posso benissimo dire vado a stare dalla mia nonna in mezzo al campo, cioè in una radura, quindi voglio dire, cosa vi cambia a voi? Il telefono non me lo porto dietro e non lo voglio, perché c'è la possibilità di averlo, c'è la possibilità di averlo come comunque me lo potrei portare, ma no, perché altrimenti non avrei fatto niente, cioè potrei stare qua col telefono. Perché anche YouTube comunque, per quanto possa essere una cosa che mi aiuta tantissimo, io devo stare a quattro occhi con me stessa, basta. Quello che mi circonda è tutto relativo, nel senso, ho veramente delle cose da fare. Io ho sempre... l'hanno Ugo, perché piange di continuo. Io ho sempre avuto la mia vita in un certo modo. La mia vita è sempre stata quella. E quindi ora come ora voglio provare. Allora, ho preso questo ieri perché quello della sorella dell'Inn mi era piaciuto parecchio. E quindi ho detto: boh, ora viene a piangere qua. Vero, ora viene a piangere qua, amore? No, mi era piaciuto. E quindi c'è lo spiattello. Bravo, Ugo. Mi voglio pure tatuare le sopracciglia, però. È un gel trasparente perché comunque io le ciglia ce l'ho, non è che non ce l'ho, però avendole sempre tolte hanno una forma un po' così. Allora, ieri poi ho preso anche, vi faccio vedere questo per le sopracciglia perché però mi sembra molto più chiaro del mio, quindi magari ci metto quello sopra un ombretto scuro. Poi ho preso questi famosi Metal Eyes, tutte dite sono bellissimi, infatti sono belli, e questo che è il nuovo eyeliner rosso. L'unica pecca che ha è la punta di quelle in feltro, in silicone, l'oschia, quella a peletto. E quindi, però, secondo me somiglia tantissimo a quello della Nabla. Allora, e questo era. Quindi, niente, dovremmo stare un po' per conto nostro. Quando usciamo, comunque, e torniamo. Quando torniamo, dobbiamo cominciare a pensare a una casa, a un lavoro. Io stavo pensando cosa fare, nel senso, va bene, voglio fare di YouTube un lavoro, però io non sono proprio il tipo che può stare a casa senza fare niente, a differenza di tante altre persone. Io non ce la posso fare, stare tutto il giorno a casa senza fare niente. Quindi magari avevo pensato, visto che so disegnare e mi riesce a disegnare bene, anche perché i miei tatuaggi li ho fatti tutti a sola, come sapete, fare la tatuatrice. Quindi avrei voluto fare il corso, che comunque ti rimborsa la regione. Tanto questi corsi, come c'ho l'estetista, come c'ho il titolo di OS, sono cose che comunque ti servono, perché nella vita non sai mai quello che può essere. Quindi il campanello mi sa che è il pacco. Stiamo aspettando una collaborazione con i cinesi. Allora non voglio fare niente di spaccato, cioè nel senso un trucco leggero, comunque non voglio fare niente di esagerato. E poi comunque... Ah no, è mio babbo.
Questo pacco non arriverà mai. Cioè, mi hanno mandato prima una felpa da sola, vabbè. E quindi niente, questo è. Fermo, piccolo. Aspettate. Tanto mi dite come sta babbo, sta molto Dai, meglio. veloce. Allora, quindi voglio fare. Lo so che fa trucchi banali, ma non. Cioè, non voglio andare a giro. Ma no che non voglio andare a giro con trucchi. Però mi piglia così, cioè, a seconda di come mi piglia, io mi trucco, quindi, cioè. E comunque questo. E niente, tante mi dicono di Axe. Allora, il meglio di Axe non vi dirò mai niente, ma per il semplice fatto che è andata male. È andata male, è stata una cosa orribile, brutta, che mi farà male per sempre. Più che altro noi dobbiamo, sia io che lui, cercare di accettare questa cosa di Axe. Perché se non l'accetti, Nini, non ce la fai. Non vai avanti. Oh mio Dio. Non vai avanti, è un casino, perché nella vita bisogna andare avanti, c'è gente che muore, i genitori, i figli veri, e quindi noi bisogna davvero riuscire a superare sta cosa. Ma non è che non ve lo voglio dire per qualche motivo, no? Perché fondamentalmente non mi interessa, cioè. Però, allora, innanzitutto non mi piacciono le cose troppo impuntate, ok? Cioè, boh, vi siete troppo impuntate su dove vado, cosa faccio. Cioè, l'importante è che vi ho detto che vado a star bene. Quello credo sia l'importante, no? Poi che vada a Amsterdam, che vada in Olanda, che è la stessa cosa, che vada in Francia, che vada in Germania, che vada a Napoli, è uguale. Cioè, a voi non vi deve cambiare quello. Quindi, quando uno va detto questo, la curiosità morbosa, no? Perché poi quello è. Deve passare. Quindi già questa cosa di essere così morbosa a me non piace, perché non lo sono di mio, quindi non mi piace. Quindi io vi ho detto che vado a stare meglio, non vi preoccupate che tornerò, anche perché comunque sia, quando mi avete detto non ti sei fatta vedere per 7 mesi, cioè, bimbe, stavo di merda, cioè. Io ora ho visto, io ho preso 7 kg in 3 mesi, a lungo andare. Basta, non stavo bene, purtroppo ero dietro alla mia dipendenza e quindi di brutto e ho rischiato veramente grosso stavolta. Io so che tante di voi mi seguono perché mi vogliono bene e quello è l'importante secondo me, perché chi mi segue per altri motivi non mi importa, ecco, non so proprio il tipo, me ne frega un cazzo, cioè. Fino adesso io sono campata bene su YouTube per questo, perché comunque non mi sono mai fatta troppi problemi, non mi sono mai troppo fissata sulle cose, nel senso, no, ah, quello parla male di te, cioè, non me ne frega, cazzo. Come sono riuscita fino adesso a campare, no? Perché penso che uno debba fare i conti con la propria coscienza e questa sia la cosa principale. Allora, che cacchio posso mettere? La mettiamo un bel rosa, perché poi vedete ho anche pochi colori. Allora, che colori c'ho? La peach potrebbe essere. No, me lo dire, non ne posso più di quest'acqua. Diamogli di questo, bene. Qui sono giorni, che piove comunque. Qui sta piovendo a dirotto. Allora, se riesco in giornata vi faccio il video su questi trucchi che mi ha mandato questa azienda cinese. Purtroppo Axe, quando tutti, purtroppo spesso nei luoghi comuni non ci si vuole credere, però purtroppo se i luoghi comuni sono luoghi comuni, un motivo c'è. Ora, per noi è stata la nostra vita, cioè nel senso noi facciamo fatica ad accettarlo per questo, secondo me. Allora ci metto la Sporty Chic. Secondo me facciamo fatica per questo ad accettarlo, perché veramente per noi era un bambino, cioè per noi era il nostro bambino e la situazione è veramente andata di merda e purtroppo ci sono volte che non è colpa tua, cioè, non dipende da te. Quindi non puoi neanche farti una colpa fino a un certo punto, no? Non puoi fare niente, non è colpa tua e niente. E questa cosa a noi ci uccide lo stesso. E veramente è difficile. E la cosa principale è quella, perché
perché è tutto nato da lì. Tutto è nato da lì e tutto deve finire lì. Cioè, per forza. E comunque, vabbè, vediamo cosa c'è, un rosso, un rosa, non so, non c'è un cazzo. Perché lo stesso. Ah, la palettona della Ofra c'ho. Quindi niente, che dire, la vita è dura, altro che. Comunque si passa tutto, tutto passa, tutto va. Se mi si è rotto una scialda potrebbe essere terminata. Dove erano? Non ci credo, 100? Cioè, la nostra amica ieri ha perso 100 euro e l'ha ritrovata sotto casa. Cioè, le perdevamo io e lui qui sotto casa, non ci si sarebbero ritrovate. Bel buco di culo. Cioè, io non ho parole. Mio Sono padre l'ha chiamato queste. subito per guardare, se no non gli diceva. Sono queste le cose che mi fanno impazzire. Noi siamo veramente sfortunatissimi. Io finora la sfortuna non ci credevo. Vabbè. Allora, che cacchio ci do? Diamoci questo rosa acceso. Così mi dite che mi trucco, eh? E invece la lista di rosa acceso. Perché anche perché di colori belli, cadolloni, io non ce l'ho, perché le uniche palette buone che ho sono queste qui. Buone comunque, capito? E niente, bimbine, questo è. Ah, mi regalo la palette di Kat Von D, eh. Sento rombe, quella l'ultima, cioè è una favola, ragazzo. Di palette l'ha comprata Alessandro stamani. Urati mi ha mandato un coso su Instagram. Mi ero appena svegliata, sono quasi morta, quasi caduta per terra e morta. Cioè, è figa, fighissima. Ok, basta, non voglio fare granché. Gli do di un po' di marroncino, questo qua a caldo che mi fa impazzire. Bella è questa palette, comunque, è della Ofra. Che vi posso dire una cosa, oramai ve la dico perché. La Ofra quando fece quella fu una collaborazione. Però loro mi dissero: guarda, non dirlo a nessuno perché di che l'hai comprata te, perché altrimenti tutte ce la richiedono. Allora, io inizialmente non lo volevo fare, no? Perché dissi: io sono sempre sincera con loro, non mi piace. E lei mi disse: guarda, che non devi dire bugie, stai soltanto omettendo una cosa, è perché te l'abbiamo chiesto noi. Ma è la prima cosa. La prima volta è successo, non è più successo, quindi non vi mentite, ecco, vorrei, ora è passato un sacco di tempo, ve lo dico. E quindi fui molto molto contenta di questa collaborazione, e niente, così. Allora, spiattelliamoci un eyeliner, questa mani, oh, le ciglia finte. Allora, tutti usano questa duo, secondo me la duo che sto usando io è falsata, cioè è fallata quella cazzo di colla, cioè perché mi attacca pochissimo. E stamani gli diamo pure di ciglia esagerate. Vai. Le nostre. Queste, insomma, troppo belle. Anche questa fu una collaborazione, sono felice. Invece ora non mi si calcola nessuno. Vabbè, sono stata fuori, cioè, 7 mesi senza il canale. Cioè, giusto, dai. Ma io sono abbastanza. Adesso devo fare un video, sto aspettando. Adesso ne ho un botto da fare con queste collaborazioni perché li devi fare. E sto aspettando di ricevere qualche commentino in più perché vi voglio fare sto video di questi che poi i miei non sono haters, perché l'haters è quello che ti offende, no? Ho comunque delle persone che mi scrivono delle cose un po' così, no? E mi fa piacere dirvele e leggervele perché ci sono delle ragazze come la mia Paolina, a cui mando un bacio e ve la rinomino fra poco. Che comunque gli dà fastidio questa cosa di questi messaggi che gli mandano, no? E quindi io vorrei cercare di farvi capire che. Cioè, ma chi cazzo te conosce? Cioè, quindi non ve la dovete prendere. Cioè, proprio. Capito? Allora. Questo cassettino viola comunque è stato molto utile. Allora, eyeliner. Poi ho visto altre ragazze che fatti conto si fanno lo stesso trucco e poi su Instagram postano lo stesso trucco, la foto dello stesso trucco con giorni diversi.
Praticamente il post non è altro che il trucco che aveva già postato in un'altra posizione. Boh, mi sembra un po' stupida la cosa. Cioè, più che stupida, cioè, te lo fai perché devi. Ecco, perso l'ennesima pallina, ma tanto 1 euro di palline mi cascano di continuo. E te devi mettere post su YouTube, su Instagram, perché probabilmente è diventato il tuo lavoro, no? Perché, cioè, credo. C'è pure chi lavora con Instagram. Io non so come si possa fare a lavorare con Instagram. E mettono appunto queste foto. Ma che senso ha? Cioè, cazzo, rifatti un altro trucco velocissimo. Tanto per uscire ti trucchi. Per forza. Cioè, non credo che tu esca struccata, no? E quindi che cacchio te ne frega? Metti un altro trucco anche se semplice, però. Boh. Credo sia più carina come cosa, no? Comunque, ecco, chiaramente fatto di merda, questo in un modo e questo in un altro, vabbè, io, voi dite che io mi so dall'eyeliner, ma non è assolutamente vero. E quindi niente, questo, dicevo. E quindi questo, bimbe, non vi naturalmente prima di andare via vi dirò tutto, magari non tutto nel senso vi faccio un video, ve lo dico, mi metto un po' di marrone scuro qua giù. E poi un po' di nero. Dovrei far asciugare l'eyeliner perché ho paura che me lo sbocci tutto. E ora dovevo. Ah, cavolo, potevo usare i pennellini che mi sono arrivati. Allora, l'ho preso da sto cinese, questo sito. Costano pochissimo, però sono piccoli. Io pensavo fossero a grandezza naturale, magari non ci ho letto perché non leggo un cazzo. Però, vedete, sta già andando via la luce, comunque se ne sta già andando la luce. Forse così è meglio. Mi sembra buio lo stesso, però vabbè. Però sono belli, nel senso non sono male. E ora un po' di nero e basta. Nero. Porca Ok. Finish. Ughino, amore, che c'è, baby? Ci diamo una calmatina? Io non capisco. Allora, lui è abituato ad andare con mio babbo perennemente, no? Quindi il babbo lo porta con sé, il babbo lo porta a giro, eccetera. Però non possiamo andare sempre a giro, perché noi ce lo portiamo, non è che ce lo portiamo, eh. Anzi, c'è stato adesso e ha ricominciato a piangere proprio dopo essere stato. Allora, ciglia finte! Allora, dicano 30 secondi. A parte 30 secondi c'è già stata. No, no, che c'è, Alin? Eh? Dimmi che I maschili napoletani negli anni 50 com'era? E come sopra? Hai c'è. visto Amo, però lo Sandra? sai che quando faccio video io un po'. Che Mi piace palle! quando sei arrabbiata. Sì. Comunque oggi facciamo 2 anni, è il nostro Ancora non l'hai anniversario, detto? no? Brava. L'ho detto perché stavo parlando di una cosa seria, lo volevo dire subito Di all'inizio. cosa? Di dove andiamo, cosa facciamo. Non l'ho, cioè, l'ho Andiamo? spiegato un po' Cosa a facciamo? grandi linee. Cosa facciamo? 2 anni. E domani è il tuo compleanno. Tutto Cosa? insieme. No, domani è il tuo compleanno. Ma vedi, non si attaccano proprio, cioè, versi. Alla Eccola, si è fine attaccata. si ho capito, ma devo stare 3 ore. Guarda, si è già staccata. Oh, via, stiamo calmi perché tanto è vero. Fa così. Ho già E falla su. soffiato. Si è staccata tutto. Dio mer.
grandi linee ce l'ho fatta, mi dispiace, ma un video non lo levo perché non ho concluso tanto la frase. Allora, forse il problema di questa colla, che io ero abituata con quella della Essence, che appena messa la ciglia, l'attaccavi, la facevi stare quei 10-20 secondi qui sopra, come è stata lei, l'attaccavi e lei si attacca, invece questa ho paura, cioè ce la devi tenere fissa un po', e sta cosa mi manda le matte, perché comunque ero abituata con un altro tipo di colla. Ma è una fissa mia anche questa, sono convinta, anche perché la duo la usano tutti, quindi. Vabbè. Allora, naturalmente non avevo messo offline, ha chiamato un amico di Aline. Comunque oggi facciamo 2 anni. E un'altra cosa, e domani è il suo compleanno, tanto vorrei cercare di farvi il vlog, ma oggi non credo faremo niente di che. Anzitutto perché piove, e poi perché comunque, cioè, penso andiamo domani poi. Allora, un'altra cosa vi volevo dire per questa voglia morbosa di sapere dove uno fa e che fa. Io lo dico anche per voi, cioè nel senso, nella vita non potete essere morbosi con le persone. Cioè, a prescindere sia gente che è su YouTube, che poi diventi morboso un po' con tutti, no? Perché poi uno, la curiosità, di solito la curiosità è donna. E sì, io infatti ho sempre detto tutto so all'infor di una donna, perché io ho tutti i vizi degli uomini, cioè a me di donna c'ho poco, ecco. Però non lo so, è anche una cosa che secondo me, quando il giorno ve ne vorrò parlare, ve ne parlerò, perché sicuramente ve ne parlerò, però ve ne avrei parlato, perché altrimenti non ve l'avrei detto, lo sapete. Però mi ha dato un po' fastidio, perché sai, uno dice, te lo dice una, due, tre, quattro, cioè veramente una marea di persone me l'ha chiesto. E quindi poi, insomma, io sono una di quelle che si è sempre fatta i cazzi suoi. Quindi a me la gente troppo morbosa non piace, a prescindere. E quindi questa cosa mi ha dato un po' fastidio. Ma no, un po' fastidio, perché fastidio si dà una cosa che ci pensi. Cioè a me mi ha dato, boh, mi ha disturbato, ecco. Allora, questo qui non è male, questo della L'Oreal. E adesso vi faccio vedere il pezzo forte che naturalmente ho lasciato per ultimo, perché potrei morire, infatti ieri sono morta. Quello che vedete qui è un fantasma. Siete pronti, eh? Allora, questo me l'ha mandato Paola Style, di cui vi lascio il link nell'info box. Allora, io chiedevo in continuazione chi è che fa un ordine con me per smezzarle. Allora, lei ha fatto un ordine e me l'ha mandato. Allora, è qualcosa di meraviglioso sto lip. E poi sono, allora, io ho i vecchi Nabla che mi ha mandato Giorgio. Però sono di formulazione diversa, nel senso, a me non durano poi così tanto, cioè sì, durano, ma questo dura una balla, questo dura veramente tanto, sulle labbra è morbidissimo, mi piace un sacco. Allora, sono molto più piccoli di quello che credevo, non lo so perché, le credevo più grandi, e adesso ve lo faccio vedere sulle labbra, cioè, oh mio Dio, cioè, è qualcosa di imperiale questo lip. Partendo un odore che, questo è il mio colore. Da morto, no? All'indice è da morto, però. Io ho un problema che in fondo alle labbra, dalle parti mi si rettano di brutto. Ho imparato adesso un po' a mettermi lip. Perché come sapete io rossetti mai messi. Allora, a differenza di Coco, che tende a
È liquido come Coco. Attende a Coco. Aspettate, io. Cioè, scusate. Coco tende a un po' espandersi, è un po' più liquido forse. O come liquido ci siamo. Però questo si solidifica meglio, quindi si sono sicuramente modernizzati con... Io questo lo lascio nella sua scatolina perché c'è... Oh mio Dio! Stop! Trucco fish! Naturalmente stamattina mi sono truccati brutto. Così se dopo riesco vi faccio pure, se dopo riesco vi faccio quell'altro video con il trucco già pronto, perché comunque ritruccarsi un'altra volta è una tragedia. E io ringrazio Paola così, cioè con un cuore e poi grande così, ma Paola è Paola, cioè io e Paola ci siamo conosciute, Paola è un amore, cioè Paola è veramente un amore, cioè a parte il suo figliolo diventava un figo della Madonna, cioè. E chiudo, perché mi potrebbero accettare di pedofilia. No, come si dice, mi potrebbero tacciare di pedofilia. E niente, figliole, spero che comunque mi mancherete una palla, cioè tantissimo. Però comunque, allora, abbiamo deciso di partire i primi di gennaio, così facciamo Natale, tanto l'ultimo dell'anno si stacca. O vediamo se insomma si faccia con insomma, dei nostri amici, vediamo un po'. Ma che fradici hanno ritrovato 100 euro per terra? E quindi niente, dai, comunque per come fake non è un bacio, di luna. Allora, diamoci un po' di... me le sono già dato. Vabbè, lo lascio così. Vabbè, io spero che il video vi sia piaciuto e che Anarchy è grande. Vi sia piaciuto e vi mando un grande bacione. Vedete? Niente transfert. Ciao love. Che idiota.